Firmare digitalmente un documento è tutto sommato un processo semplice e riassumibile in poche fasi. Fase 1. Selezioni il documento. Con il software di firma Aruba Sign o con l'app Firma Digitale Aruba, seleziona il documento elettronico da firmare ed il formato di firma tra quelli disponibili. Fase 2. Apponi la firma. In questa fase è necessaria una distinzione tra firma digitale e firma digitale remota. Con la firma digitale è sufficiente collegare la chiavetta USB o la smart card ed inserire il PIN fornito da Aruba per procedere con la creazione del file firmato digitalmente. Con firma digitale remota dovrai inserire il nome utente e la password del tuo account di firma, insieme al codice OTP generato con l'apposito dispositivo. Ed ecco qua che il tuo file è firmato digitalmente. Il destinatario del documento firmato può verificare che il documento non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma. Il certificato del sottoscrittore sia garantito da un'autorità di certificazione incluso nell'elenco pubblico dei certificatori e il certificato del sottoscrittore non sia scaduto, sospeso o revocato. L'esito positivo di queste verifiche rende il documento valido a tutti gli effetti di legge. Vuoi saperne di più? Guarda il prossimo video sulla firma digitale.